operazione è ripetuta più volte per evitare che rimangano residui di colla sulla superficie di filtro. Grazie a questa procedura vengono asportati completamente anche eventuali residui di sporco e di vecchio rifacimento. Risultano così evidenti tutte le deformazioni, in particolare le numerose crepe che erano già presenti sul soffitto al momento dello strappo. L'affresco viene messo ad asciugare sul nuovo supporto in alluminio anodizzante. La fase di asciugatura provoca una terza fase di tensione della superficie. Una volta asciugato, viene applicato sul retro dell'affresco un foglio di bricolit di 2 mm di spessore. Questa operazione è molto importante perché permette da un lato di evitare il condense sulla superficie di tinta e dall'altro rende reversibile in ogni momento l'operazione di applicazione del nuovo supporto. Il telaio con l'affresco rivolto verso il basso viene nuovamente steso sul piano di lavoro. Sul retro i restauratori versano una resina epossidica caricata di quarzite che, filtrando dalla rete del telaio, rende maggiormente compatta la superficie di tinta. Sul retro, prima della catalizzazione della resina, vengono collocati dei pesi di 25 kg l'uno, con lo scopo di far aderire perfettamente al nuovo supporto la superficie di tinta e di evitare stigature e pressioni che potrebbero limitare il recupero del rilievo originale della pittura. L'ultima operazione riguarda il restauro pittorico dell'opera. Le zone neutre, tra le varie scene, sono ricostruite con polvere di calcare unita a resina acrilica emulsionata. L'intervento finale viene eseguito ad acquerello, intervenendo sulle lacune non tanto con la tecnica del traffico, quanto piuttosto con il criterio della scomposizione cromatica. Concluso l'intervento, l'affresco è pronto ad essere imballato e riportato a Venezia.